È arrivata la Big Shot su Arte per Te. Questa è Arte per Te. Arte per Te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con il sito shop online Creabello, un sito dedicato alla creatività che vende appunto tutti i materiali, tanti materiali, tantissimi materiali per la creatività. Trovate il link del sito qua sotto, sito con cui sono venuta in contatto cercando una Big Shot. Da quando faccio parte del team internazionale dei creativi Bobbanni, ho avuto la necessità di entrare a contatto con una di queste fustellatrici così conosciute, le Big Shot. Dovevo comprarne una. E così mi sono messa su internet a cercare qualcosa che fosse anche conveniente. Cercando tra i vari siti, il sito Creabello mi è sembrato quello che avesse i prezzi più convenienti, con tantissime offerte, tantissimi sconti. E così mi sono messa in contatto con loro, chiedendo qualche consiglio, spiegando quello che avrei dovuto fare con la Big Shot. Mi sono presentato, ho detto chi fosse, ho detto del canale Arte per Te, e loro sono stati di una gentilezza infinita, dicendomi che sarebbero stati contenti di farmi provare la nuova Big Shot Express. Io a quel punto ho detto wow, sì, grazie, 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 grazie di cuore, e ho accettato. E così proprio ieri è arrivata la Big Shot a casa mia, ma non solo la Big Shot con qualche fustella in regalo. Non solo per me le fustelle in regalo, sono anche per voi. Quindi adesso spacchettiamo insieme la Big Shot Express e dopodiché ne parliamo un pochino. Spostiamoci sul piano del lavoro e vediamo come funziona. Ed eccoci con i regali arrivati dal sito Creabello. E allora è arrivata la Big Shot Express, non la Big Shot normale, la Big Shot Express, e poi delle cose che adesso spacchetteremo insieme. Io queste già le ho aperte per vedere cosa fossero, lo so, ma ho il piacere di spacchettarle di nuovo con voi per farvele vedere. La prima cosa che voglio aprire insieme a voi, aspettate, è proprio la Big Shot. Voglio proprio uscirla dalla scatola insieme a voi e voglio cominciare ad usarla per la prima volta insieme a voi. Ed ecco qui la Big Shot come si presenta. Guardate, è incuneata all'interno di questi supporti in polistirolo che le eviteranno di prendere botte. Allora io ne tolgo uno, che emozione, ne tolgo due, ne tolgo due, e voilà, ecco qui la nostra Big Shot. Ok, tolta dal supporto, lei si presenta così. Vi faccio vedere, più o meno è grande quanto due mani, non è enorme, io pensavo fosse una cosa molto molto più grande. C'è il libretto delle istruzioni, che è abbastanza intuitivo da quello che sto potendo vedere. Ora vediamo, ecco, mettiamolo già su italiano. E c'è italiano, cosa molto importante. C'è il cavo di alimentazione, con arriva già corredato del suo adattatore, perché il cavo è alimentato così all'americana, vedete, che lo rende compatibile con le nostre prese. Quindi è formato come al solito da due cavetti, uno si inserisce nell'altro, uno va inserito sulla Big Shot, nella Big Shot, e l'altro la presa di corrente. Come vedete, allora, la Big Shot solitamente a fianco qui ha una manovella da questa parte. Questa non è corredata da alcuna manovella, perché come potete vedere è corredata da un tastino che va in avanti o indietro e che farà muovere il rullo qua sotto, che trascinerà con sé le piattaforme e i tappetini e quindi procederà da sola al taglio. Ora guardiamo le piattaforme e i tappetini che sono arrivati. È tutto confezionato molto bene. La Big Shot Express arriva corredata da due tappetini, sono quelli che servono per contenere all'interno la fustella e per procedere al taglio, quindi due tappetini trasparenti. E in più ci sono anche due basi. La base classica, quella per le fustelle classiche, quindi le fustelle con un minimo di spessore, ovviamente sì, Zix, ma la Big Shot è compatibile con quasi tutte le fustelle in commercio,
e poi c'è la base che funge da adattatore quando si usano le fustelle, quelle piatte, quelle in pratica solo metalliche. Ma devo dire che queste basi sono fatte molto bene, perché sulle basi stesse ci sono le istruzioni su come montarle sulla Big Shot e soprattutto su come usarle. In più ci sono una serie di annotazioni per degli accessori che qui non ci sono, per esempio l'accessorio per l'embossing o per goffratura non sono compresi, sono tutti accessori che potete comprare extra e che io forse comprerò, non lo so, se mi serviranno li comprerò, ma alla base di tutto, questo è poco ma sicuro. Subito dopo ci va un tappetino, questo qua in acetato, subito dopo andrebbe la fustella, il foglio di carta e l'altro tappetino. Ma noi ce l'abbiamo la fustella, vediamo Creabello cosa ci ha mandato. Allora, Creabello ci ha mandato innanzitutto del panno Lench misto di vari colori, uno rosso a stelline dorate, uno marroncino, uno verde, uno rosso e uno beige, delle fustelle due confezioni uguali di fustelle per creare i fiori, e sono queste fustelle normali, quelle classiche con spessore. Poi ci ha mandato due fustelle Tinlitz, che sono queste qui, e sono due farfalline, e queste sono le fustelline, quelle sottili che vi dicevo, per cui occorre l'altra base. E poi ci ha mandato il Midsummerland Motif Block, che è un blocco con una carta tutta a motivi. Ok, da questa prenderemo la carta, vediamo, scegliamone una. Ok, adesso non ci rimane che attaccare la nostra Big Shot, collegare la nostra Big Shot alla presa di corrente. Inserisco. Come prima cosa voglio usare questa. Queste dovrebbero usarsi senza base, se non sbaglio. E allora si mette prima il tappetino, dopodiché metto su la mia fustella. Quindi appoggio la mia carta e appoggio il secondo tappetino. Inserisco ben bene e procedo. Siete pronti? Magia! Fantastico! Affustellato! Ecco, sì, si riga anche la base, ma vabbè, è normale. Ed ecco qui le nostre perfettissime forme che sono uscite. Ve le metto proprio qui sulla base nera perché così possiate ben vederle. E voilà, guardate la pulizia e la perfezione, direi che è fantastico. Adesso proviamo la Tinlitz a farfalla, eccola qui. Poniamo base grossa, seconda base di adattamento, tappetino, farfallina, cartoncino e secondo tappetino. Con questa farò un paio di passate avanti e dietro. Eccola qua, visto? Adesso sì che ci siamo. Perfetto. No, no, facilissimo. È perfettissimo. Uno passa il tempo con uno spuntone, una forbicina, a tirare fuori tutti i particolari che comunque sono stati tutti fustellati. Guardate, uno. Ed eccola qua la nostra farfallina tutta fustellata. Adesso però insieme a voi vorrei provare il feltro. Tappetino da base, fustella, panno Lenci, feltro, come si chiama? Cos'è, panno Lenci o feltro? Va bene. E altro tappetino e andiamo. Oh mio Dio, ma questi rumori sono normali? Ok, tada! Fantastico, in 2 minuti veramente potete fare
dei lavori veramente carini. Cioè, per intenderci, è fatto. Dove sei? È fatto! Vi ho fatto un lavoretto live in 3 secondi. Guardate qui per un cerchietto come abbellimento. No, è fantastico, un cerchietto, una spilletta, fantastica questa cosa. Abbiamo provato la nostra Big Shot Express, tutte le salse possibili fino a oggi, visto gli accessori che ho. Quindi l'abbiamo provata con il feltro, con la carta, con il feltro, e abbiamo fatto questo bellissimo fiorellino. Abbiamo fatto i fiorellini di carta, abbiamo fatto la farfallina, insomma ci siamo sbizzarriti. Tutto questo senza neanche leggere le istruzioni, e me ne vanto. Se ho sbagliato qualche cosa fatemelo sapere. Bene, che dire, mi piace, un giocattolo nuovo. Mi divertirò a sperimentare e a scoprire, anche grazie al vostro aiuto, le mille funzioni di questa macchina, che è sicuramente agevole il lavoro per scrapbooking, creatività. Vi lascio il link del sito Creabello, dove potete trovare questo articolo, proprio nel box informazioni. Vi lascio anche il link del sito in toto, così potete vedere tutto quello che hanno, perché hanno veramente 2 miliardi di cose, di fustelle, di accessori, qualunque cosa voi cerchiate, e tutti mi sono sembrati a prezzi molto molto competitivi. Infatti mi sono fermata su questo sito proprio perché abbagliata dal prezzo scontato con cui vendevano questi macchinari bellissimi. Bene, adesso vi lascio alle foto, e dopo le foto vi aspetto di là, perché dobbiamo parlare di un certo giveaway che vi riguarda. Venite, correte di là. Allora, io intanto ringrazio il sito Creabello per questo regalo fantastico. Se siete interessati all'acquisto di una Big Shot, ma non soltanto della Big Shot Express, perché Creabello le ha tutte, ha dei pacchetti molto nutriti di accessori, trovatevi, ho detto il link qua sotto, vi metto sia il link al sito in modo che possiate fare una ricerca personale, insomma, di ciò che vi piace, volete solamente andare a sbirciare il sito e così via, sia il link diretto alla Big Shot che vi ho fatto vedere durante la prova e lo spacchettamento della stessa. Vi parlo un attimo di questo sito dicendovi che la spedizione è velocissima, il pacco arriva in ottime condizioni, perché sapete, con le cose delicate bisogna anche avere un occhio di riguardo per queste cose, quindi le informazioni che vi posso passare io vi passo. A me la spedizione è arrivata in 3 giorni, da quando ci siamo messi d'accordo a quando ho ricevuto la macchina, e poi la condizione del pacchetto era veramente perfetta. Cosa dire invece di questa Big Shot Express? Io quando mi ero affacciata sul sito ero andata per prendere la Big Shot Plus, quella tradizionale con la manovella. Loro mi hanno proposto questa Express e sono stata ben felice di provarla, perché questa è a mio avviso molto più semplice da usare per i neofiti, per coloro che si accostano in questo momento allo scrapbooking, perché basta premere un tasto, fare avanti e indietro e lei fustella automaticamente. Fustella molto bene, mi è piaciuto tantissimo il fustellamento sui materiali spessi tipo panno lenci, insomma viene un taglio bello pulito. A chi consiglio la Big Shot? Innanzitutto a chi ha un amore spropositato per l'hobby creativo e quindi vuole accedere in maniera più veloce e più agevole alla creazione di dettagli e abbellimenti, ma soprattutto io la consiglio a chi dell'artigianato spicciolo, come per esempio il confezionamento di partecipazioni, di cerchietti, di elastici per bambini, di borsette magari in panno lenci, ne ha fatto un mestiere, una professione artigiana. Con questo in piccolo investimento potreste implementare notevolmente il vostro lavoro. Io, lo sapete, ero molto scettica riguardo alla Big Shot, finché ho potuto non l'ho acquistata, perché a me sembrava quasi di tradire l'arte del fai da te, nel senso più stretto del termine, del fare da sé. Però ho potuto constatare con somma gioia, perché una volta che ce l'ho mi fa piacere che mi
torni utile, no? Ho potuto constatare che è una macchina molto molto utile quando si vuole una rifinitura più professionale alle cose che si fanno, come comprate in negozio, quando si vuole una pulizia del lavoro veramente veramente importante. Le fustelle sono di molteplici tipi, ci sono bellissime, per esempio le fustelle a scatoletta che conto di comprare molto presto, insomma poi questo tipo di macchina prende perché ha un sacco di accessori, addirittura con la Big Shot ho visto si può anche stampare tipo torchio da incisione, e questo è un esperimento che magari più in là farò con voi. Quindi, che dire, una bella macchina, facilissima da mettere in moto, da far funzionare, come avete visto io l'ho aperta con voi, non ho voluto leggere il libretto delle istruzioni proprio per essere sicura e certa che fosse facile nell'utilizzo, che fosse intuitiva, che non ci dovessimo stare lì ore ad arrovellarci per come usarla. Basta leggere i disegni sui tappetini, è veramente veramente semplicissimo, taglia molto bene, sono rimasta soddisfattissima. Quindi, se ve la consiglio, se avete della creatività un hobby continuativo, sì, ve la consiglio, perché è una bella macchina, un bel accessorio da avere a casa, un bel regalo da farsi fare magari proprio a Natale. Detto ciò, vi ho presentato la mia Big Shot Express tutta nuova, ora vi presento i regalini che ho per voi. Due di voi vinceranno due bei premi, a uno, al primo sorteggiato, andrà la fustella classica, quella più spessa con il taglio a fiore che mi avete visto usare nel video. Questi fiorellini potrete usarli sia singolarmente, come li vedete qua, che sovrapposti, come li avete visti nel mio fiorellino in panno lenci. Mentre un altro vincitore avrà la fustella a farfallina, eccola qui, e un foglio di panno lenci. Non vi preoccupate, perché ho messo da parte del materiale per un altro giveaway in futuro, lo sapete, come sempre su Arte per Te. Tutto quello che arriva, se posso, io ve lo mando con tutto tutto il cuore, perché naturalmente arrivano a me perché ci siete voi a guardare, e io questo l'ho sempre ben presente. Cos'altro dirvi? Partecipare al giveaway è molto semplice, basta essere iscritti ai miei tre canali, Ombretta, Due Cuori Una Cappa e Arte per Te. I link dei canali li trovate qua sotto, e lasciare uno o più quanti commenti volete sempre qui sotto a questo video. Io in questa data che vedete aprirsi adesso sotto i vostri occhi sorteggerò. In bocca al lupo a tutti ragazzi, guardate che sono dei bei premi, perché le fustelle hanno un costicino. Se andate sul sito di Creabello potrete vedere i prezzi delle varie fustelle, lì hanno veramente tutto, di tutte le forme, di tutti i colori, di ogni dove, quando e come e perché. Alle invece esperte della Big Shot, spero di aver fatto una bella sorpresa mostrandovi la Big Shot Express, che ancora in Italia non è molto vista, quindi ditemi le vostre impressioni, ditemi che ne pensate, ditemi se l'ho usata correttamente o se ho fatto qualche errore, perché io l'ho usata così da neofita totale, anzi scusatemi se ho fatto qualche errore, ma a me, lo sapete, piace imparare anche creativamente, sbagliando, rifacendo, riprovando. Basta parlare, in bocca al lupo per il giveaway, grazie al sito Creabello per questo bellissimo regalo che ci ha fatto, e noi ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te, tutto!